Con la maglia non si finisce mai di imparare. Tanti modi di tenere il filo, i ferri, di lavorare le maglie, e tanti metodi costruttivi come zikkurat o il coppino giapponese che proviene veramente dalle riviste giapponesi, o chiusure o avvii particolari, penso all'avvio tubolare alternativo, inventato credo in Russia, dove per qualche strano motivo lo chiamano avvio italiano. Vale lo stesso per gli aumenti. Credevo di conoscerne già abbastanza e ne scopro uno nuovo, inventato proprio da una russa di nome Asia Brill, che l'ha chiamato Twin Crease. Dall'inglese twin, gemello, e increase, aumento, perché ha la particolarità di non avere nessuna inclinazione. I due gemelli si dispongono esattamente sopra, simmetricamente rispetto alla maglia madre, e perciò può essere utile in tutti i lavori dove non vogliamo che si veda l'inclinazione degli aumenti. Per esempio, se vogliamo far partire un disegno simmetrico, oppure se dobbiamo fare gli aumenti in uno sprone rotondo. Ma nulla vieta di usarlo anche per un normalissimo réglage. Ecco il twin crease. Avevo un, due, tre maglie, diventano un, due, tre, quattro. Ma la maglia aggiunta non è né a destra né a sinistra della maglia di partenza. A confronto, l'aumento ripreso ha una chiara inclinazione, come anche quello intercalato, che può essere inclinato a sinistra o a destra. È quasi invisibile l'aumento, ma è quando away, lavorato al ferro successivo a ritorto. Anche questo è molto buono per gli aumenti nello sprone rotondo, però a guardarlo bene un po' di inclinazione ce l'ha. E invece questo è perfettamente simmetrico. Conviene lavorarlo con la preparazione, creando al ferro precedente una maglia allungata. Così, se lo voglio fare sul diritto, lavoro il ferro di andata a diritto. E quando giro il lavoro e sono sul rovescio, preparo nel punto in cui voglio fare l'aumento una maglia allungata. Da notare che sto lavorando a rovescio classico, dove il filo si porta attorno al ferro in questo modo e non alla maniera eastern. Ecco, in questa maglia al ferro successivo, quando sarò sul diritto, voglio fare l'aumento. Preparo la maglia allungata. Entro nella maglia come per lavorarla a rovescio, ma avvolgo il filo non una, ma due volte, in modo da averne un po' di più al ferro successivo. Cioè, per farlo rivedere, un e due. Bene, ora non lo faccio, faccio un rovescio normale. Chiaramente chi lavora in tondo si troverà sempre sul diritto del lavoro e preparerà la maglia allungata lavorando a diritto, cioè entrerà nella maglia diritta e avvolgerà il filo non una ma due volte. E ora non lo faccio perché non mi serve. Quando sono al ferro successivo, arrivo alla maglia interessata, eccola, tengo il filo dietro, dato che devo lavorare a diritto, entro nella maglia a rovescio, cioè da destra verso sinistra, e la tolgo dal ferro sinistro. La riappoggio sul ferro sinistro, portandola lontano da me. Prendo il filo e la lavoro a diritto. Lavoro solo la metà destra e la lascio cadere dal ferro. Ora entro nella metà sinistra a diritto, cioè
puntando il ferro verso destra. E la lavoro una seconda volta. Asia consiglia di tenere il filo stretto. Lascio cadere tutto e da una maglia ne ho ottenute due. Se vogliamo farlo anche senza la preparazione, si può fare, però è un pochino più difficile e c'è il rischio che la maglia tiri. Quindi lascio il filo dietro, entro nella maglia a rovescio, l'appoggio sul ferro sinistro, la lavoro, aia, ecco, succedono queste cose, la tolgo dal ferro, l'appoggio sopra, la lavoro una volta, lascio cadere la parte destra, la prendo a diritto, puntando il ferro verso destra, la lavoro una seconda volta e la lascio cadere. Ora, dato che non mi serve, la lascio stare, la lavoro a diritto normale. Ora faccio un paio di ferri e faccio vedere il risultato. Ecco il mio twin crease perfettamente simmetrico. Si può farlo anche sul rovescio del lavoro, oppure comunque in un campo di maglia rasata rovescia. Quindi, quando sono sul diritto del lavoro, o meglio, quando sono al ferro precedente, nella maglia interessata faccio il doppio avvolgimento, faccio la maglia allungata. Entro nella maglia e un e due. Chi lavora in tondo farà la stessa cosa lavorando a rovescio, come ho fatto prima io nella preparazione sul rovescio del lavoro. A rovescio è un pochino più complicato e bisogna fare tutto al contrario. Arrivo alla maglia in cui fare l'aumento. Mentre prima avevo lasciato il filo dietro per lavorare diritto, ora lo porto davanti. Mentre prima avevo tolto la maglia dal ferro entrando a rovescio, cioè verso sinistra, ora la passo a diritto, cioè puntando il ferro verso destra. Mentre prima avevo appoggiato la maglia portando il ferro lontano da me, ora lo porto verso di me. Quindi porto questa maglia verso di me e la lavoro a rovescio. Come prima, solo la parte destra. Ora la devo lavorare per la seconda volta. Ma non prendo questa parte, bensì la lavoro come a ritorto. Dico come perché la maglia non verrà ritorta. Che non bisogna confondere il modo e il risultato. Prendo questa maglia da dietro, quindi il filo rimane davanti e la parte sinistra della maglia la prendo entrando da sotto, da dietro, e la lavoro a rovescio per la seconda volta. E il risultato sul diritto del lavoro è identico a quando l'abbiamo lavorata sul diritto. Anche qua lo posso fare anche senza la preparazione, però a rovescio è ancora più difficile. Allora porto il filo davanti, entro nella maglia a diritto, la lascio cadere dal ferro e la rimetto sul ferro sinistro appoggiandola, portandola verso di me. La lavoro a rovescio e lascio cadere dal ferro solo la parte destra. E poi lavoro prendendola da dietro, da sotto, la parte sinistra. Può essere difficile e allora lo posso fare anche in due tappe. Prima entro nella maglia da dietro, la giro, la metto sul ferro sinistro e poi la lavoro
al rovescio. L'aspetto è uguale all'aumento fatto sul diritto e dove avevo preparato le maglie allungate, le maglie hanno il loro agio, mentre dove non ho fatto la maglia allungata tiro un pochino. D'altronde può essere anche decorativo, però lo sconsiglierei se dobbiamo fare gli aumenti ad ogni ferro, perché non abbiamo nessuna possibilità di fare la maglia allungata di preparazione. Questo aspetto simmetrico potrebbe trarre un po' in inganno e far pensare ad un aumento doppio, ma abbiamo aggiunto una sola maglia, da una ne abbiamo ottenute due. Per gli aumenti doppi, Asia Brill ha ideato uno traforato chiamato Twin Over e non traforato T-Increase, prossimamente sui nostri schermi.